Ciao a tutti, benvenuti al mio nuovo video. Oggi inizio questo video con il cappellino, non perché io abbia freddo o non perché io voglio fare l'alternativa e così conciarmi in un modo un po' inusuale, ma semplicemente perché voglio fare un video di protesta contro i parrucchieri. Poi una volta che toglierò il cappellino capirete. Allora, non so se vi ricordate, ma io tempo fa feci un video sui motivi per cui io odio andare dal parrucchiere e infatti era tipo forse un anno che io non andavo dal parrucchiere, i capelli più o meno me li sistemavo da sola. Però comunque, man mano che si allungano, arrivi a un punto che da solo non riesci più a fare e hai bisogno comunque del parrucchiere. E quindi, settimana scorsa mi sono detta, vado dal parrucchiere. E ho provato un parrucchiere nuovo. Portato una foto dei capelli che io avrei voluto e la foto è questa. Cioè, come vedete, è un taglio semplicissimo, banale, che si poteva fare perfettamente con i miei capelli, corto, comodo, ma anche un po' femminile, no? Quindi un taglio semplice. Quindi ho portato questa foto che poi è fantastica perché, come vedete, mostra il taglio da diversi punti di vista. Quindi, cioè, si capisce proprio com'è, ma è proprio semplicissimo. Quindi lo guarda e mi fa: sì, tutto a posto, va bene. Eliminiamo, anche perché comunque io avevo un colore improponibile in testa perché mi erano diventati tipo un po' violacei con tutte le varie tinte che ci ho fatto io nel corso del tempo e erano comunque anche un po' rovinati perché comunque usavo la piastra un po' tutti i giorni, soprattutto il ciuffo, ma spesso anche l'arricciacapelli e il phon e quello, insomma, erano rovinatissimi, quindi volevo comunque un taglio corto per eliminare tutto comunque quel volume di capelli rovinati, ispidi e secchi. Ok, e io mano a mano che questo tagliava i capelli, io lo vedevo che tagliava tanto e dentro di me facevo: ma che cavolo tagli ancora? Perché ogni tanto poi prendeva ste forbici e ritagliava. E dentro di me, nervosa, dico: ma che cosa tagli ancora? Che tagli, che tagli? Però io sono un tipo che non riesco a dire le cose lì per lì, anche se vedo che non mi vanno bene, non ci riesco e lascio fare. E poi però dopo, quando magari ci ripenso, comunque torno a casa, sto da me, esplodo. Io insomma sono uscita da lì con avendo, quindi sono entrata avendo in mente questo taglio. Sono uscita. Siete pronti? No, perché vi potreste anche spaventare. Io praticamente sono uscita da lì dentro così. Cioè che i ragazzi hanno i capelli più lunghi di me. Ora, o mi spiegate che cosa c'entra il mio taglio, che cosa ha il mio taglio di simile a quello della foto? Assolutamente nulla. E quindi niente, io sto così e niente, dovrò aspettare, presumo, tipo fine febbraio per riuscire a fare il taglio che voglio. Ma il problema ora è da chi vado, perché ho paura ad andare da chiunque, perché se mi fanno un disastro del genere, ogni volta che io vado dal parrucchiere, io sono sconvolta. Ora è vero che già sono passati un po' di giorni e qualche cosa di positivo lo trovo nell'avere i capelli così, anche se le cose positive le avrei lo stesso anche con i capelli un po' più lunghi. Nel senso che comunque di sicuro mi si rafforzano perché comunque erano veramente rovinati e avevano bisogno di una tagliata, quindi sicuramente li rinforzo perché non uso più piastra, non uso più phon, non uso più arricciacapelli, nulla di nulla. Quindi magari ci posso mettere qualche maschera, li faccio rafforzare. Comunque questo è positivo. Poi una cosa positiva
è che non so se vi capita anche a voi, tutto appunto l'inverno, quando mettiamo questi maglioni ecco un pochino più stretti, con il collo alto così, no? Che magari noi ci prepariamo, ci trucchiamo, ci facciamo i capelli e poi inevitabilmente nel momento in cui andiamo a mettere il golfino o qualunque altra cosa insomma che è un pochino stretta, ci si rovinano tutti i capelli. Ecco, a me questo non succede più per il momento, sicuramente posso togliere, mettere quello che voglio, i capelli non si spostano, questo è sicuro. E poi un'altra cosa positiva è che sono sicuramente antivento, antiumidità, anti-intemperie, perché non diventeranno mai ispidi, non andranno per cavoli loro con il vento e quant'altro. Posso indossare il cappellino, toglierlo e sono sempre così, non si rovinano, non si abbassano, non prendono pieghe strane. Posso indossare le mie mitiche parrucche e senza problemi di dovermi poi risistemare i capelli. Poi che altro? Basta, io penso che le cose positive finiscono qui dei miei capelli. E io lo so che... probabilmente, cioè a me neanche stanno male corti, io mi rendo conto perché comunque sono minuta, ho il viso piccolo, quindi i capelli corti a me male non stanno, però leggermente più lunghi come volevo farli io sicuramente mi sarebbero stati meglio. Ora non sto qui a fare la tragedia perché sono capelli e quindi ricrescono. Poi la fortuna è che comunque è successo in inverno, quindi se devo uscire, se devo andare comunque in qualche posto che posso comunque non proprio anche magari togliere il giacchetto del tutto, stare un po' coperta, ho i miei mitici cappellini, metto i cappellini e i capelli nessuno me li vede, però comunque io un po' mi sento a disagio perché comunque mi sento un po' maschio, non lo so, non mi piacciono così, io non li volevo così. Perché ora io capisco, no, se fossi andata là a spiegargli come li volevo a voce, perché ci può stare che se io te lo spiego a voce tu magari non capisci bene come li voglio e quindi non avrei detto nulla, ma così, cioè ti ho fatto vedere anche la foto e avevo i capelli della lunghezza giusta per poter fare quel taglio e mi ritrovo così. Secondo me, cioè l'idea che io mi sono fatta è che magari nel momento in cui stava tagliando ha sbagliato qualcosa, per cui magari quel taglio non sarebbe più venuto bene e quindi ha cercato di rimediare tagliando sempre di più. Però non lo so, io sono sconvolta e ho paura a riandare dal parrucchiere un'altra volta quando finalmente mi si saranno di nuovo riallungati. Non lo so, vediamo un po' che succederà nel corso del tempo, quindi non lasciate commenti troppo cattivi qui sotto, anche perché sono io già abbastanza angosciata di mio, e, non lo so, ma se c'è qualche parrucchiere che guarda questo video, se mi può dare una spiegazione di com'è possibile che da un taglio come questo si arrivi a un risultato come questo. Io non me lo spiego, mi sa veramente una cosa assurda e magari però ecco chi è del mestiere può darmi una spiegazione. Quindi niente, questo è il mio video che ho voluto fare per raccontarvi la mia disgrazia, che cioè non riesco proprio a... cioè io ve li farei sentire, sono proprio corti, 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 cioè sono proprio una cosa allucinante. E vabbè, mettiamo il cappellino che è meglio, perché veramente io quando posso metterò sempre il cappellino fino a che non ricrescono. Anche perché comunque ho veramente molto freddo in testa, addosso, per cui comunque il cappellino mi serve. E quindi niente, so che magari sembra sciocco lamentarsi di queste cose, però per una ragazza soprattutto i capelli sono comunque importanti e cioè io mi sento un maschio, vabbè. Ora, un'altra cosa positiva magari ecco dell'avere i capelli corti
è che magari anche il trucco comunque risalta un po' di più. Si può anche usare un po' di più con il trucco, perché degli occhi un po' più intensi, un trucco un po' più intenso comunque, con questi capelli così magari ci può stare anche meglio rispetto a un look più tradizionale. E quindi consoliamoci anche con questo. Io mi consolo con varie cose, però i capelli a me mancano. E quindi niente, io vi ricordo di seguirmi sotto su tutti i miei social e trovate tutti i link sotto, e vi aspetto soprattutto su Instagram. E niente, mettete un pollice in su per darmi coraggio, per farmi coraggio, per non lo so, farmi sentire che mi state vicino in questo momento così angosciante e difficile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.